Silvia Andreoli, ben trovata. Camminando di qua e di là, di in su e per giù, per la navicella spaziale che sta compiendo un viaggio intergalattico, dov'è che ti trovo? Dov'è che mi imbatto in Silvia Andreoli a bordo? Allora, mi trovi dove c'è la finestra più grande, lo spazio più grande. Diciamo che il mio ruolo è quello di vedetta, come succedeva nelle navi pirata, come succedeva appunto, lo trovi nell'Isola del Tesoro, lo trovi anche in Moby Dick, quindi anche sulle balene nere. Io sono in allerta, devo osservare che cosa accade e quindi è un lavoro di attenzione, è un lavoro apparentemente abbastanza immobile. Però d'altra parte serve da segnalatore per tutti coloro che sono impegnati all'interno della navicella del viaggio interstellare. Quindi se io, è vero che noi abbiamo una strumentazione assolutamente precisissima, però la strumentazione in genere cerca ciò che si aspetta di trovare. E invece potrebbe comparire qualcosa che non è atteso e che quindi solo l'occhio e l'attenzione umana possano cogliere. Quindi credo che questa immensa finestra sia in uno spazio abbastanza vuoto dove si percepisce il silenzio dell'esterno e tutti i suoni e i rumori, le voci dell'interno. Io ti incontro lì. Hai detto molto bene, perché non si sa cosa si può trovare, non si sa cosa si va incontro, non si sa cosa ci viene incontro. Ma questo è un convoglio intergalattico che non ha una meta predefinita, nel senso che sta cercando, sta esplorando, si è dato una meta, ma come la si poteva dare ai tempi della fine del Medioevo? Quindi si cercavano le Indie, nel frattempo si scoprivano le Americhe, oppure è un viaggio super programmato in cui si spaccherà il minuto e in quel minuto spaccato si arriverà su quel pianeta e non un altro per sbaglio di sbarco. Nessun viaggio, se è un vero viaggio, sa effettivamente la propria destinazione. Perché, e qui torno alle mie fiabe, di cui sai che sono assolutamente innamorata, Quindi non oltre sei che, solo una vedetta. no, ecco, sono una vedetta dotata di fiabe a caccia di fate, quindi secondo me nel viaggio interstellare spero sempre di incontrarle. Però, come insomma, la fiaba insegna, la fiaba che è un viaggio costantemente, si sa l'idea da dove si parte, spesso da dove si è cacciati, ma non si può prevedere dove si arriva. Perché? Perché durante il percorso, così come quando si entra in un bosco, quando si è nel buio verso una meta ancora non definita, accade una trasformazione che è veramente una proiezione di sé verso qualcosa che deve restare ignoto, perché è solo così che andiamo veramente a cercare. È lì che l'immaginazione che ci connota trova effettivamente un aggancio con la realtà e con la scoperta. La scoperta presuppone l'accettazione del punto interrogativo, del buio, del vuoto, di poter trovare qualcosa che non si era nemmeno per un istante ventilato di affrontare, ed è questo che dà l'estrema energia e l'incanto del viaggio, l'andare verso chi ancora non sappiamo di poter diventare, perché il luogo comunque si interagisce con noi e interferisce cambiandoci. E in questo senso, ogni viaggio è un attraversamento di un bosco, di una foresta e cammina, 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 arrivi sempre dove non puoi sapere di arrivare o non partiresti nemmeno. Qual è lo specifico di un viaggio il cui bosco è lo spazio intergalattico? E soprattutto, lo hai detto nel sottointeso di quanto ci hai appena proposto per una riflessione che è molto seria. Quanto questa virtualità, questa idea di immaginare per gioco può essere
seria come la realtà o può addirittura essere di per sé creativo nella realtà e di una realtà? Quanto questo gioco può essere un gioco serio che dà forma, plasma la realtà? È il gioco più serio del mondo. È quel facciamo finta che si trova nell'Alice attraverso lo specchio che Lewis Carroll, matematico e scrittore, diede alle stampe nel 1871, pensata come una continuazione del molto più famoso Alice nel Paese delle Meraviglie. E in questo Alice inizia, facciamo finta, dice che io sia la regina nera, facciamo finta che io sia una iena affamata e tu un osso. E questo facciamo finta, il facciamo finta di infanzia, in cui noi portavamo sì i pensieri, ma il corpo veniva con noi quando giocavamo a cowboy indiani, a diventare dei supereroi. Noi eravamo effettivamente là dentro ed è il gioco più serio di tutti, tanto che la frase finale di Lewis Carroll dice: quel paese spesso agognò, la vita cos'è se non un sogno? Ed è quello che ritorna a noi attraverso l'immaginazione, ci riusciamo a pensare come ancora non siamo, ma come diventeremo non solo dentro di noi, ma nel ruolo che avremo nel mondo esterno. Le fiabe, come ci insegna l'antropologia, parlano dei riti di passaggio, quindi in cui da una entità che si è all'interno di una famiglia si viene spesso cacciati e si deve andare a cercare il proprio ruolo fuori, il ruolo di interazione con il mondo. Allora ecco che se noi non avessimo il potere di immaginare anche il buio, anche la paura, quel viaggio non sarebbe un viaggio di evoluzione, quel viaggio sarebbe semplicemente un andare a cercare un nascondiglio dove mettersi senza più avere una continuazione. Ma non è questo che accade. Cristoforo Colombo pensò al viaggio, ma quando ogni viaggio è stato pensato, si aveva quest'idea di inoltrarsi. E io credo che quest'idea dell'inoltro sia meravigliosa e sia la più forte di tutti, perché è vero che nel viaggio interstellare si troveranno nuove terre, nuovi luoghi, nuove creature. Ma quello che noi portiamo della dimensione del buio, del bosco, sono gli archetipi di cui parlava Carl Gustav Jung, sono quelli che nella fiaba vengono condensati, ma che appartenevano agli uomini che scrivevano nelle grotte di Lascaux con le pitture rupestri e apparterranno a quello che secondo me noi troveremo ovunque arriveremo con l'astronave nel viaggio interstellare. Se nell'inoltrarsi del magico sempre, il compromettersi, il mettersi in gioco, quel qualcosa che rende l'inverosimile in fondo possibile, quella impresa che supera le umane forze e che solo se ci si inoltra, solo se ci si compromette, le energie dell'universo, come dire, tramano a favore di chi si è compromesso. È come se in questo l'umanità ritrovasse di volta in volta se stessa. In che modo un convoglio intergalattico potrebbe spingerci a riflettere sul fiabesco della realtà nel mondo che intanto ci è dato vivere, il pianeta blu, il pianeta Terra? La parola compromettersi è un verbo meraviglioso, perché nel compromettersi c'è l'idea che tu sai che non ti basti da solo, ti metti cioè che comunque il compromesso sembra un andare verso, sembra un mettersi d'accordo, in realtà è dire da solo io non posso farcela, e ogni fiaba ti racconta che l'eroe riesce ad affermarsi perché incontra qualcuno, perché ascolta qualcuno, perché nel bosco vede dall'albero pollicino la lucina ed è vero che è la casa dell'orco, ma questo gli permetterà di trovare una soluzione e di scappare a qualcos'altro. Il compromesso è il gesto d'amore verso l'esistenza, intesa non in senso filosofico astratto, ma verso gli altri esseri umani, perché è vero che alcuni esseri umani possono compiere azioni brutali e malevole, ma non è a questo che pensiamo quando partiamo. Pensiamo a tutte le persone che possiamo incontrare, perché è solo è questo che la fiaba insegna ed è la magia
che non ha nulla a che fare con maghi e fattucchiere. È la magia del successo anche a me, la mia vita è cambiata perché ho incontrato qualcuno che mi ha permesso di vedere in me dei potenziali che non sapevo di avere. Allora ecco che io credo che la compromissione avvenga già dentro alla navicella, dove noi stiamo muovendoci per andare a questo viaggio. Quindi impareremo a conoscere anche le persone che sono partite per questo viaggio, che hanno una loro storia, ma quella storia cambierà perché si intreccerà con la storia di tutti gli altri. E tanto che, come succede nelle fiabe, che per fortuna nascono orali e in fondo non appartengono a nessuno, se durante questo viaggio interstellare, una volta arrivati, ciascuno di noi dovesse riraccontare quello che è accaduto, avremo tante storie, quante sono le persone che sono lì, e saranno tutte altrettanto vere e altrettanto false, nel senso che avranno messo insieme il nostro potere del desiderio, delle paure e delle memorie per scrivere una narrazione che ci permetterà poi di conoscere quello a cui arriviamo. Quindi questa compromissione di fatto è la matrice stessa del racconto, che è quella che ci tiene in vita. Ho sorriso quando hai detto memoria, perché è un elemento che ricorre nelle conversazioni, negli incontri che stiamo facendo a bordo, ed è questo elemento di proiezione, questo elemento di forza per la quale vale la pena compromettersi, attiene alle motivazioni, alla forza della promessa che dal passato si intende mantenerla per il futuro, quindi poi nello spazio che si è dato, anche quello intergalattico del presente. Grazie Silvia Andreoli, è stato un piacere averti trovata a bordo, spero per te che possa avere una buonissima navigazione per te, per tutti noi, per tutti quanti. Intanto grazie a tutti per averci seguito e alla prossima.